La Jeep Avenger a benzina mantiene la stessa anima, lo stesso stile e la stessa praticità della versione elettrica. È la più giovanile e la più cittadina delle Jeep, ma con il suo 1200 Turbo, anche chi non vive la città e macina tanti chilometri può godere delle doti dell'Avenger senza compromessi. Dopo aver provato la versione elettrica, di cui vi lasciamo qua sotto il link nei commenti, è arrivato il momento di provare la versione a benzina. Ricapitoliamo un po' i dati di questa Jeep Avenger. È la B-SUV più piccola sul mercato, 4 metri e 8 centimetri. E questo ne fa una urban SUV, una SUV cittadina perfetta. C'è solo la trazione anteriore per ora, perché in futuro arriverà anche una versione 4x4, ma come dicevi tu, è molto compatta, ma anche tanto spaziosa dentro, perché c'è tanto spazio per chi siede dietro. Qui l'abitacolo è molto arioso, tra poco vedremo bene nel dettaglio gli interni. E poi un bagagliaio da 380 litri sulla versione benzina, che è davvero molto capiente. 380 litri, per capirci, è a livello di un segmento C, quindi di una berlina compatta. Ma partiamo un po' dallo stile, che è una caratteristica secondo me vincente di questo modello. Innanzitutto sembra più grossa di quello che è, perché ha una linea squadrata imponente tipica di Jeep. Troviamo le caratteristiche salienti delle Jeep, come la griglia a 7 feritoie, tra l'altro ripresa in modo giocoso anche in altre parti della Sì, c'è carrozzeria. un dettaglio molto bello nella calandra dove si vede stilizzata la griglia con i due fari, lo troviamo anche sul cerchio in lega. Ci sono tanti dettagli davvero sfiziosi in quest'auto. Vero, tra l'altro ci sono anche degli elementi giocosi come la coccinella sul tetto nera oppure l'uomo col cannocchiale che guarda la costellazione. Questo è un dettaglio che mi fa impazzire. Sì, tutto molto giovanile e fresh, devo dire. È anche un'auto imponente, il cofano è squadrato, però questo passaruota enorme e il cofano sottile le dà un certo slancio, quindi sembra anche più lunga di quello che è. Sì, e poi ha uno stile piuttosto moderno e aggressivo, quindi sì, elementi tradizionali, ma anche un design decisamente moderno e accattivante, e personalmente mi piace molto. Ecco, il design moderno lo troviamo tanto anche nell'abitacolo. L'abitacolo è veramente di nuova generazione. Proprio come concezione, perché qua ci sono tantissimi vani portaoggetti, è sviluppato in orizzontale, nel nostro caso è colorato, a contrasto con la carrozzeria, perché il giallo lo troviamo solo dentro. E poi mi piace un sacco questo piano dove ci puoi appoggiare tanti smartphone, questo vano enorme, è tutto studiato molto bene. È raro trovare un'auto anche di dimensioni superiori con tanti vani portaoggetti. Qua davanti al cambio ce n'è uno enorme, poi abbiamo il portabibite bottigliette, quello sotto il bracciolo, questo che dicevi tu, perfetto per posizionare gli smartphone, e le tasche laterali, ovviamente belle capienti. E poi un sistema multimediale che sembra veramente da segmento superiore, perché qui abbiamo due schermi da 12,25 pollici, uno per la strumentazione digitale e uno per il sistema multimediale, dalla grafica davvero bella e soprattutto molto facili e funzionali. Sì, mi piace che ci sono dei widget, si può scorrere lo schermo proprio come uno smartphone o un tablet, quindi è molto intuitivo, diciamo, è facile da utilizzare. E poi supporta Android Auto ed Apple CarPlay wireless, quindi senza dover collegare lo smartphone con il filo. E questo non è affatto scontato perché ci sono ancora auto di segmento ben superiore che non lo Ma consentono. poi proprio il design dello schermo è molto premium, per usare una parola molto inflazionata, però è così, è sottile, è bello da vedere, è un oggetto di design e poi ingloba quasi tutte le funzioni, ma ti dà sempre la possibilità con due tasti fisici di richiamare la home o le funzioni dell'auto in un E click. questo lo trovo importante perché altrimenti diventa troppo macchinoso cercare certe funzioni dell'auto. Assolutamente. Ecco, il climatizzatore si comanda da questa tastiera a pianoforte e secondo me è indispensabile per non distrarsi alla guida. Passerei invece al cuore di questa Avenger benzina, che come sappiamo la versione benzina è venduta solo in Italia e in Spagna. Diciamo che Jeep Avenger offre due scelte, quella elettrica di cui vi abbiamo già parlato nel video precedente e quella turbo benzina che se vogliamo è la versione anche più accessibile in termini di prezzo, ma dopo vedremo il listino. Il motore è un 1200 3 cilindri turbo da 100 cavalli e 205 Nm di coppia e fa una gran bella figura su un'auto che pesa solo 1180 kg. Sì, è pochissimo, meno di tante utilitarie, se vogliamo andare a vedere dati alla mano, ed abbinato questo motore solo ad un cambio manuale a 6 rapporti, in questo caso non c'è l'automatico.
Ma tra la frizione leggera e gli innesti morbidi del cambio, devo dire che anche guidandola in città non ne ho sentito particolare esigenza. Parliamo invece del motore, il 1200 3 cilindri turbo di questa Avenger, che mi ha sorpreso in primis per la rotondità di funzionamento. È molto elastico, riprende bene anche i bassi regimi, ma qua tiro in ballo di nuovo il peso contenuto della vettura. Si sente che fa davvero poca fatica a spostare l'auto. In termini di prestazione, per capirci, copre lo 0-100 in 10,6 secondi. Tra l'altro, grazie al cambio a 6 marce si viaggia bene anche in autostrada, e non è scontato per una segmento B, perché certe B SUV hanno il cambio a 5 marce. Sì, secondo me è d'obbligo ormai, e comunque permette una percorrenza di 17,9 km con un litro nel misto, che non è affatto male. Lo sterzo è uno dei migliori che abbia visto su una Jeep, leggero, lineare, bello diretto anche, è proprio piacevole da guidare. Anche la posizione di guida, io sono comunque alto 1,85, ma la trovo comoda, molto automobilistica. Sì, in alto si vede bene in alto la strada, ma la posizione è molto da auto. Un doppio vantaggio, diciamo: chi compra una Sport Utility vuole star seduto in alto, e qua ti dà proprio la sensazione di imponenza. Anche questo cofano squadrato la fa sembrare più grande e imponente di quanto non sia in realtà. E poi, anche se ha solo la trazione anteriore, ha comunque delle doti degne di una Jeep, perché ha un angolo di uscita di 35 gradi, ben superiore alla media di tante B-SUV, e un'altezza minima da 20 cm che ti permette di affrontare anche piccoli sterrati, insomma terreni un po' sconnessi. Tra l'altro, a proposito, ci sono anche le modalità di guida, oltre a quelle stradali, eco, normal e sport, che agiscono sulla centralina e sull'irrigazione del motore, anche sabbia, fango e neve, che intervengono sul controllo di trazione DSP per fornire più trazione ovviamente sui fondi scivolosi. E secondo me ha veramente tutte le carte in regola per spaccare sul mercato. In primis ci troviamo nel segmento più caldo in questo momento, soprattutto in Italia. Chi cambia un'utilitaria ma anche una berlina compatta di solito va a cercare una B-SUV. In secondo luogo è un design veramente interessante. Innanzitutto c'è dietro un marchio con una storia molto forte, e questo modello riprende tutte le caratteristiche salienti di Jeep reinterpretandole in un contesto moderno e anche un po' giocoso. È molto molto bella. Sì, e poi mi piace sia molto da guidare che da vivere, perché gli interni sono veramente di nuova generazione in tutto per tutto. La versione a benzina è anche quella più accessibile in termini di prezzi. Il listino infatti parte da 24.300 euro già nel ricco allestimento Longitude, e supera i 29.000 in quello top di gamma Summit. Se vi è piaciuto il nostro video, vi chiedo di mettere un like, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per restare aggiornati su tutti i nostri nuovi video. Poi fateci sapere ovviamente qua sotto nei commenti che cosa ne pensate della nuova Jeep Avenger.